Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera. Qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in... provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciShub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciusewebnetwork.it, pure adesso durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@sciusewebnetwork.com, Gianluca@sciusewebnetwork.com e Luca@sciusewebnetwork.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Science Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di SciSwebNetwork.it. Siamo giunti, signori miei, dall'inizio della stagione all'ottava puntata. L'ottava puntata dell'inizio dell'anno, queste puntate un pochino... in cui ci siamo trascinati per certi aspetti, però ci siamo sempre noi, siamo sempre qua, belli e carichi. Dove siamo? SciSwebNetwork.it, provvisoriamente i due compari più uno, e siamo veramente noi, i due compari più uno, perché effettivamente noi tre siamo finalmente tornati già da qualche puntata ormai al completo, e quindi
finalmente possiamo offrire e offrirvi una puntata degna di nota. No, scherzo a parte. Come ormai vi abbiamo abituato nelle ultime settimane, anche questa sera non avremo ospiti, appunto parleremo di tutto un po', andremo veramente a ruota libera come si faceva, come si fa, anzi, la radio vecchio stile. E puntata che appunto finirà alle ore 23, durerà circa un'oretta, ma state sempre con noi perché nelle prossime settimane ritorneremo, diciamo, al vecchio stile, quindi con anche ospiti, band, artisti e quant'altro. Quindi pian pianino ci siamo ripresi anche noi lo spazio, ci stiamo riprendendo. Banda alle ciance, dicevamo, provvisoriamente due compari più uno. Questa sera io, Gian, e ovviamente il grande Saius che coordina e dirige noi poveri scalmanati. Io quindi passo subito la parola al baldo compare Gianluca. Buonasera Gian, come stai? Buonasera, buonasera a tutti, carissimi amici web radio ascoltatori e naturalmente pure a te, mitico grande Luca, a cui con gran piacere ho lasciato questo cappello introduttivo, sicuramente migliore del mio, che sarebbe stato ben più prolisso e lungo, giusto Luca? Beh, allora mettiamola così, non sarà migliore, sarà sicuramente più corto. Ecco, Passatemi. più circonciso, come direbbe il grande Totò. Circonciso. Esatto. Va bene, quindi mi aggiungo anch'io con le cose che hai detto adesso, appunto, bravo e grazie che hai già messo a punto alcune cose riguardanti i due compari, provvisoriamente i due compari più uno, e questa sera, come dicevi, andremo in onda, diciamo così, in forma un po' ridotta, un po' più ridotta. Già in 30 secondi ne ho sparate 4, vero Luca? Sarebbe di impaperamenti. È una Ma bella sì. media questa, È una dai. bella media. Sono peggiorato, nel senso che comunque sì, all'inizio, sai, proveniente dal teatro, la dizione, il parlare lentamente, sai, lo scandire bene le parole, invece ultimamente corro come un treno, che è quello È che la dico mia sempre, presenza è che. la tua presenza, sì. E dico, è che è quello che dico di non fare mai, specie ai ragazzi con cui appunto lavoro e lavoriamo. E invece dai, devo tornare ai tempi in cui ci dicevano che eravamo una radio d'altri tempi, proprio per questo, perché ora come ora tutti corrono e tutti parlano nell'idioma, lo dico apposta Luca per servirti battute, o per Science, nell'idioma regionale in cui gli viene più spontaneo, invece no, noi vogliamo distinguerci anche in questo, in una maniera più classica. No, scherzi a parte, invece un caro saluto, stavo dicendo, cari amici web radio ascoltatori, torno come dicevo una volta, un saluto da tutti coloro che ci ascoltano da questa splendida nostra nazione, quindi dalle due isole parto dal sud. Ti ricordi, Luca, che facevo sempre questo giro, questo excursus partendo dal sud, il caloroso e grande, bellissimo e splendido sud, dalla Sicilia, a cui sono particolarmente legato, e risalendo questa splendida penisola, un salto alla Sardegna, un piede di qua e poi ritorniamo di là, proseguendo per la Calabria, la Campania, la Puglia, regioni splendide e amici che ci ascoltano anche da lì, che salutiamo con tutto il cuore, che è un pezzo, caro Luca, che non salutiamo, devo essere onesto. Era una mia prerogativa dei primi tempi e naturalmente sempre più su e sempre come dico al solito passando per la mitica capitale il Lazio, un saluto anche agli ospiti che sono stati con noi in queste due stagioni e mezzo, quindi la terza questa, provenienti anche caro Luca dalla Sicilia e anche dalla Campania e quindi nel Lazio alla capitale. Diamo un bacione, un abbraccio a tutti gli ospiti romani che sono stati da noi e quelli che ci ascoltano da lì. E poi risaliamo Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna mitica, dove sei caro Luca pure tu, Liguria, Piemonte, fino ad arrivare tramite la Lombardia C'è qui da in dire Veneto. che L'ho fatta. Ho da che mondo è mondo studiato nessuno geografia. a memoria d'uomo ha mai salutato il Il Molise. Il Molise Molise, è vero, tutti quanti, cioè se tu sì. chiedi, scusi, il capoluogo di regione, Campobasso forse, cioè, Cosa mi c'era? ricordo questa cosa del Sì, Molise sì, che io sì. chiedevo sempre, facevo sempre questo gioco, dicevo, senti, dimmi una città del Molise, allora qualcuno bravo diceva, Campobasso, vabbè, dimmene un'altra, e lì finiva proprio. Con tutto. Isernia, non sapevo nemmeno cosa fosse, Ernia, cioè che c'è roba così, veramente. Il Molise è sempre stato un po' snobbato, non l'ho mai Sì, è capita vero. perché questa cosa. È E poi è vero. una terra neanche tanto male, ci sono No, è passato più di bellissimo. una volta.
Tra l'altro è una anzi, terra dove ci hanno girato anche diversi film, a nostra insaputa, tra cui, non tra... sto no, insaputo. così l'ho detto apposta, e tra l'altro anche film tipo, cos'era, Coast to Coast, cos'era, Molise, ti ricordi, con Gassman e Rocco Papaleo, mi pare, se non erro, vabbè, comunque non ci dilunghiamo in terreni in cui potrei impantanarmi e non uscirne più vivo. E dicevo, naturalmente, la splendida regione in cui ci troviamo anche noi, il Veneto, un saluto alle nostre regioni confinanti, Trentino, Alto Adige e, naturalmente, Friuli Venezia Giulia. Caro Luca, io ho fatto un saluto all'Italia perché era un pezzo che non lo facevo. Italia, paese stupendo di cui dovremmo essere orgogliosi e esserne fieri, ma che spesso ci dimentichiamo da dove proveniamo. Questo lo dico a inizio puntata prima di lanciare le canzoni, ed un saluto in particolare a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori che ci ascoltano anche dall'estero, a partire dai nostri paesi qui confinanti europei. Qui del centro-nord Europa fino anche all'altra parte, dall'altra parte dell'oceano, e sia in America e anche nel continente asiatico. Un saluto special asiatico, continente asiatico, caro Luca, che so che ci ascolta con grande fervore. Quindi, dopo Adioso, il sì, cartellone, vero. perché non per dire Dove cartello, ma cartellone il colombiano, cartellone esattamente. colombiano, qua cosa avremo dall'Asia che ci ha fatto La importare? Yakuza, forse. Esatto, la viaria, il grande e mitico Saius, a cui adesso passiamo brevemente la parola, non lo disturbiamo, che lui è sempre impegnato in sala regia, anzi è troppo bravo, come dico sempre, non gli diamo mai abbastanza merito, oltre a scherzare con lui, per il gran lavoro che ha fatto in questi anni per il network, ma soprattutto per il gran lavoro costante che fa ogni volta, anche ampliando piattaforme in terreni sconosciuti, caro Luca. Quindi chissà È in vero, noi Asia dove ci ascolteranno. siamo un po' come Cristoforo Colombo nella scoperta Esatto, delle Indie, quindi è lui che porta avanti queste tre navi, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, due delle quali sono già fondate, che saremo sì, mette, esatto. avanti da solo, l'imperterrito arriverà e getterà l'ancora prima o Ma poi. Colombo, caro Luca, era convinto e deciso a cercare appunto le Indie, giusto? Esatto. Saius, nelle sue navigazioni argonautiche del web, un argonauta Esatto. dei Cosa tempi. Cosa, troverà mai? Esatto. e soprattutto, per cosa si era spinto a tali latitudini nella ricerca di chissà quale terre sconosciute? Lo sapremo dalla sua viva voce, chiamandolo in campo e dando un caloroso saluto. Quindi, benvenuto qui con noi dalla regia al grande e mitico Saiuz. Ciao Saiuzzolo, come stai, caro? Vuoi che ti rispondo io? Non ho capito. Vuoi che ti No, rispondo? perché ti devo Per rispondere? gli italiani che ci ascoltano con i corsi di italiano, cambiate canale, andate di là, nella pagina a fianco c'è un'altra web radio. Buonasera a tutti quanti dal Oh, vostro grande cosa. Saius, che questa sera è tutto preciso e compito. C'è Luca che cade continuamente, non capisco perché. Se sei accorto, Gian? Ci siete? Yes! Perfetto, Ero scivolato no, no, un attimo, perché vedo che ogni tanto scivola, cade, va via per i fatti suoi. Comunque, innanzitutto, un caloroso saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Il vostro Saiuz non è in perfetta forma questa sera, lo potete vedere anche dal video perché ha il baffo, perde il pelo, e quindi il suo baffo ormai se ne sta andando ed è molto dispiaciuto. Devo andarti a vedere in video ancora, caro Perché non mi vedi in Saius. video? In Allora, video non mi vedo. volevo, cioè, il mio saluto doveva essere. Volevo far salutare la Dalgisa, ma la Dalgisa in questo momento Ma non c'è. È vediamo se poi uscita, è viene. andata, no, è andata a comprarmi i pandoloni. Allora, sai, allora bisogna, insomma, che Io vorrei insomma, si dia da prenotare un fare. paio di appunti, Gian e Saius. Innanzitutto vorrei fare il complimento a Saius per il player che Sì. ricordiamolo, potete trovarlo su saiuswebnetwork.it, cliccando sul pulsantone chat potete accedere alla chat, quindi anche rapportarci direttamente, rapportarvi direttamente con noi, e in basso appunto vedete questo player di cui accennavo poc'anzi, che del quale devo dire abbiamo raggiunto dei livelli qualitativi eccelsi, oserei dire. Quindi come vedi Vero, Gian, complimenti, questo complimenti. navigare in queste terre sconosciute ha portato qualcosa di molto buono. Anche La tu prima sai cosa. navigare. Secondo appunto,
Secondo appunto il sito sitesuperbenetwork.it, che adesso ha anche una versione molto più dinamica, ho notato, quindi complimenti ancora, se non l'avete fatto vedetelo. Quindi se ci state ascoltando da altre piattaforme che amplificano, cominciamo sempre la voce di Sites, andate pure sul sito principale sitesuperbenetwork.it e godete di quanto offre dal punto di vista qualitativo Sites. Terzo appunto, guardando la web TV non posso fare a meno di vedere questa telecamera che si muove e zoomba a destra e a manca. Non so se è una cosa voluta oppure no, però è bellissimo vedere, sai, all'inizio era lontanissima, adesso invece sembra quasi in primissimo piano, quasi. Volevo far vedere la mia faccia, la mia bellissima faccia a tutti gli amici, insomma, che ci stanno guardando. Dal baffo, Questa storia del baffo, Saius, ci devi spiegare che da dove ma cosa sai, vorresti. Saius perde il baffo, ma non il vizio, hai capito? Vabbè, l'ha capito solo Perché lui. sopra che perde il baffo, sopra la campa, la La capra, capra, no, esatto. la capra La fa latte. pecora dorme, insomma. Perché è abbandonato, esattamente. Dicevamo, quindi, A Saius detto non si questo, guarda in bocca? No. esatto. Ma a Luca gli si campa il cavallo finché Gianluca crepa. Va esattamente una cosa del genere. Quindi, questo è un Insomma, pochino il senso del sotto la monicotato pecora diventa Gianluca canta e sopra la pecora che Luca canta corre. soprattutto. Ok, perfetto. E quindi abbiamo L'abbiamo detto detto che il tutto. nostro neurone si è esaurito, si è già indicato. Io Esatto. direi che possiamo agevolmente e tranquillamente, caro Gian, Mandare il primo brano. partire col primo brano. Quale Anche se volete non so sentire? quale vogliamo sentire, Gian. Esattamente. Questa sera ho fatto quello che dovrebbe essere il mio compito di direttore artistico. E invece, caro Luca, il tuo compito di irresponsabile disorganizzativo non potevo non dirla perché ci sto ridendo da tutto il weekend. Perché veramente mi sono scompisciato solo a pensarci. Allora, come dicevamo, ultimamente, specie quando non ci sono ospiti, mandiamo, come era un po' nella, così, diciamo, nello spirito iniziale di Saius, mandiamo dei brani di questi artisti che scoviamo in giro per la rete e che nella fattispecie ho scovato anch'io sul sito che non possiamo dire, se no Saius ci licenzia, ma poi noi Ah chiamiamo i no, sindacati. No, 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 scherzo. potete No, lo dirlo, dico. insomma, È il sito di tranquillamente. Giamendo.com, che naturalmente noi non siamo sotto SIAE, lo ricordiamo sempre, questo lo ricordo. Gruppo di cui andremo ad ascoltare stasera quasi quasi un album completo. Si chiamano i Victoria Cuff, è un gruppo che ho contattato. Ben presto, magari avremo anche ospite tra noi. Ma loro non abbiamo detto nulla, non abbiamo chiesto, ma non ci hanno nemmeno chiesto di mandare i loro brani. Lo stiamo facendo noi di nostra spontanea volontà, come spesso facciamo. Quindi penso una cosa, se posso autolodarti, caro Luca, è una cosa ammirevole. Esatto. Esatto, infatti. E quindi andiamo ad ascoltare Carlo Sistolo. Appunto, Grande Day, che vuol dire, lo traduciamo all'inglese, e dei Victoria Café dall'album Peace Day. Siamo ad ascoltare il dell'album che trovate praticamente Grande Day. Allora, cari amici, siamo qui in diretta. Grande D, il brano, perché c'è stato un attimino di problema tecnico in regia. Ci deve essere Grande D, se Gianluca ce lo può confermare. Io purtroppo vi sento un po' balino. Eh sì, perché c'è qua, visto che c'è qualche problemina. Grande va bene un brano Sì, allora. perfetto, sì, va benissimo.
gli amici ci stanno c'erano questi inconvenienti tecnici. Abbiamo ospiti, se volete contattarci, il nostro sito è www.sobrenetwork.it, l'ha detto appunto Luca prima, ricordiamo le mail che sono appunto chiocciola perché info chiocciola.com e Luca chiocciola.com. Per chi volesse scrivere sottoscritto, Gianluca chiocciola.com. Caro Saius, vado con amici e vai con Vittoria Caffè con Grandedì. I'm feeling in the back of my mind. If ever cold, say online. I got a feeling in the back of my mind. I'm waiting for my time to shine. Your daddy's gone, I'm feeling so fine. Your fingertips, I come the night. I got a shatter in the dark of my mind. I meet you there, give me a sign. Oh, ain't got no watch to keep me running. Waiting for the birds to fly. If life is a sweet misunderstanding, I don't wanna waste my time to cry. My head, stay cool. Watch you said. I got a feeling in the back of my head. Keep my eyes open when I'm in my bed. Daddy's gone, I'm feeling so fine. If life is short, just take your time. I got a shadow in the dark of my mind. Things will come, just on a dime. Oh, ain't got no watch to keep me running, waiting for the birds to fly. If life is a sweet misunderstanding, I don't wanna waste my time. Ed eccoci di nuovo qui in diretta. Ciao ciao ciao, una buona serata a tutti quanti voi. Siete all'ascolto di Provvisoriamente Compari più uno, tre, perché è giunto appunto al suo terzo anno di attività. Scusate, ma la voce con l'età, al terzo anno, con la vecchiaia, ma soprattutto con gli acciacchi dell'umidità della pianura padana, se ne va un po'. A posto così, sì, grazie del bicchiere d'acqua dalla regia, grazie Luca che me lo passi. Se gentilmente Rosario spegne tutti i sigari che no, scherzo, che ci arrivo. E allora, cari amici, siete all'ascolto di questo nostro consueto appuntamento dei lunedì sera dalle ore 22, dalle 10 di sera, ore italiane, CET, Central European Time, per quanto riguarda il nostro bellissimo paese che saluta tutti i connazionali che sono all'estero, no, che cavolo dico, non lo so, non siamo in campagna elettorale, Luca. E allora, dobbiamo stare attenti a quel che diciamo, e dicevo, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, dicevo, ai nostri carissimi amici web radio ascoltatori, ma anche web TV spettatori, perché stasera non l'ho ribadito, adesso vorrei fare la classica battuta autoironica, ma sono stato già redarguito prima della trasmissione da
a non dover fare sempre battute sulla mia, il mio aspetto fisico, caro Luca, però questa sera appunto vedete solo il mitico Saius, non mi faccio vedere io per motivi miei personali. Dico così adesso, perché mi sono sbarbato e perché sono ingrassato con una panza che non finisce più, ma comunque non importa, non dovevo, dicono, qualcuno mi ha appunto ripreso di non fare queste battute stasera e non solo nella vita, e allora eviterò di farle, anche se ne ho già fatta una, caro Luca, e quindi vedrete solo il mitico Saius, io ritornerò tra qualche settimana, perché caro Luca, mentre... il tempo di una dieta... Esatto, che tu sai che io sono capace di questi 12 kg in un mese, due massimo, da perdere. Vediamo, speriamo di essere in grado di ripartire anche questa volta. Generalmente i 12 kg in un mese li acquistiamo. Di solito li ho persi anche, sì. E allora, caro Luca, mentre tu appunto ti accingevi in questi mesi a tenerti in linea, io invece... Tengo a precisare che questa mattina il sottoscritto si è svegliato alle ore 05:00. Per andare AM per andare in palestra, subito dopo la palestra andare a lavoro, perché giustamente dobbiamo portare a casa la pagnotta. Esatto, quindi... e voi siete dei malati, secondo me. Io infatti adesso credo che sverrò. No, magari hai il coraggio di andare fuori a ballare. Pure stasera tendenzialmente sai che lunedì sera lo dedico alla salsa cubana, sì, comunque ai latini. Questa sera no, questa sera incredibilmente no, quindi... Allora, ecco perché finiamo prima, perché andiamo a letto. Andiamo a dormire, no. Beh. Esatto. No, dicevo, il grande Saius, non so, non dicevo questo, ma dicevo appunto, non ci vedremo comunque sulla web TV. Naturalmente avete appena sentito Victoria Caffè, questo gruppo che abbiamo scovato in giro per il web, non ci hanno chiesto di essere trasmessi e noi, sempre nel nostro spirito presumo bello che viene apprezzato da parecchi, li mandiamo in onda. Pensate che, insomma, voglio dire, caro Luca, potreste essere voi anche coloro di cui si parla una sera e che mandiamo in onda, anche a vostra insaputa, ma perché no invece a vostra saputa, vero caro Luca? I prossimi potreste essere voi. Sì, chiama Saius Web Network al numero che non ti possiamo dire perché Saius l'ha censurato. No, in realtà lo possiamo dire perché è presente anche sul player in basso allo schermo della chat, quindi sì, è presente, diciamo. Lo possiamo anche dire, lo 0422162622. Ovviamente, se chiamate dall'Italia, viceversa, dovete fare il bel più 39 o se chiamate dall'estero. Dall'estero, ovviamente, sono accettate solo le chiamate dalla zona orientale del mondo. Giusto. È lì che c'è il fulcro... La stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, almeno quest'anno pare così. No, pare così, a parte. Sì. E in questa giornata dicevo che, sì, non dicevo però, mi sto intrufolando, sì, nella tua testa dicevi. In questa giornata in cui, come diamo qualche cenno storico, ma anche no, no, nel senso che vedo che in giro in rete, sai che Facebook nel bene e nel male veramente ripropone, cioè amplifica enormemente anche ogni singola... anche sì, notizie banali, diciamo, e quindi nel bene e nel male ci capita di vedere cose e comunque di anche acculturarci in maniera quasi indiretta. In questo caso io me l'ho assolutamente dimenticato, ma insomma, come è difficile anche stare dritto a tutte le date, oggi di circa 183, no, 193 anni fa circa, veniva a mancare Napoleone Bonaparte, lo sapevi questa cosa? Io no, non avevo proprio... Infatti, che notizione! Sai come l'ho scoperto? L'ho scoperto perché un amico su Facebook ha pubblicato praticamente un tratto di un'ode del 5 maggio, appunto, di Alessandro Manzoni, e da lì ho collegato... cioè, ti ricordi, ehi fu, siccome immobile, eccetera, immobile, eccetera, esattamente quella lì, e lì ho collegato effettivamente che oggi, 5 maggio, appunto, veniva a mancare quasi due secoli fa, poco meno, Napoleone Bonaparte. Quindi ci piace anche dare questi cenni storici un po', sì, bravo, letteratura, Luca, per quello che riguarda Manzoni, storia per quello che riguarda Napoleone e quant'altro. Quindi vedi. Cerchiamo di sì, no, molte radio in questo periodo vedo che sento in giro anche a livello nazionale che parlano molto del fenomeno selfie che si sta veramente estendendo a macchia d'olio. Io ne so veramente qualcosa.
Invece no, a noi piace parlare di cose un pochino più no, storiche, letterature, culturali. Ecco. Cerchiamo di fare un po' di cultura nel nostro piccolo. Vedi, caro Luca, che la tua presenza innalza in maniera aurica la cultura. Invece, la Aulica. presenza, invece, che non è l'aulin, invece la presenza di qualcun altro potrebbe invece affossare il livello culturale. No, no, Inesorabilmente. no, non pensare quello di cui, del personaggio di cui io Io e te stavo per abbiamo in mente. escursione, guarda, No, però. no, no, sono anch'io, mi ci metto dentro anch'io sempre per Non non mi fare tirate sempre in aulin. ballo perché Ecco siete sempre i soliti che. due che. Cioè, quando sei da sfottere, Saiuz, siete sempre, cioè, correte insieme, a quanto La vedo. verità, Gian, è che Saius in questo momento stava facendo un selfie a proposito di quello che dicevamo prima. No, in realtà non sta nemmeno Così dicendo niente. sembra Sia. una cosa peggiore che prendere un È vero, selfie. sai che va molto di moda questa cosa. Guarda, in discoteca vedo la stragrande maggioranza delle persone che vedo sono lì con questo cellulare in mano. No, quindi veramente sono questi fenomeni di massa che stanno veramente, purtroppo, per fortuna non lo so, prendendo piede. Con tutte le varie declinazioni, tra l'altro, Gian, perché poi ci Certo. sono. Perché io ho scoperto in questo periodo, che sempre perché me lo vengono a dire, che c'è il selfie e questa, no, questo autoscatto alla fine. Però poi ci sono anche, no, altre declinazioni come il belfie, lo sapevi che cos'è il belfie, per dire? No, ma non sono E neanche il aggiornato. selfie è il selfie del lato B, incredibile questa cosa. Io non lo sapevo. Ovviamente chi lo fa? Lo fanno tutte quelle signorine che possono permettersi di esporre un lato B decoroso, perlomeno. No, quindi ci Certo, sono noi. veramente tutte le varie declinazioni che mi hanno veramente lasciato a dir poco perplesso. Ecco, diciamo così. Sì. Comunque, Noi invece cosa faremo? Cosa potremmo fare noi? ogni battuta credo che sarebbe Sì, superflua. inutile. Che riguarda. E comunque, caro Luca, grazie che hai appunto detto questa cosa. Beh, poi Napoleone Bonaparte è un personaggio discutissimo della storia, ovviamente anche per noi, e a chi piace e chi no, e compagnie varie. Il 5 maggio, e i fusi come mobile, cioè, vabbè, non te l'ho mai detta questa, e questa non vorrei che rientrasse come nella battuta dell'altra volta, che pesci sono squali, squelli, e i fusi come immobile salì dall'automobile, scese dall'altra parte, Napoleone Bonaparte. E questa era. Io, dopo questa, io direi che possiamo tranquillamente chiudere e andare a Vabbè. dormire. Andare. Esatto. No, Lo questa ci penso stava come anch'io, frase lo penso. conclusiva, forse Sì, dell'altra. esatto. Questa è una vecchia ritorsione familiare mia personale, in cui No, appunto. questo è una sorta di masochismo, se vogliamo, anche se cioè, vogliamoci male, no, bene. No, tornando a noi, abbiamo lasciato ovviamente, come di consueto, Sì. Saius in un angolo, io ho dei problemi di linea, Anch'io, dovete anch'io. scusarmi. Anch'io ho tanti problemi di linea. Effettivamente sì. È il motivo per il No, no, quale non sta andando in TV. mi è caduta, proprio ora non ti sentivo più, ma ora ti sento bene. Ci deve essere una cassa di risonanza che si è ripresa. Va bene. Luca, Esattamente. dicevi, tornando a noi, sì, allora, e anche tornando, dai, perché in effetti sono già le 22:33, come al solito non abbiamo detto nulla. Per cui chi ci sta ad ascoltare, perché ci starebbe ad ascoltare? Finché era il cartello colombiano, ci eravamo fatti dei dubbi e dati delle risposte a certe domande, capivamo che giustamente erano un po'. No. I sottoeffetti di sostanze, ma il resto delle persone, caro Luca, come potrebbero Guarda, ascoltarci? io l'unica cosa che posso dire è pregherei Saius di perlomeno allontanare la cam, perché lo vedo Sì. Che veramente molto molto ingrandito. E per l'amor del cielo, sono sicuro che non è esatto. le geishe orientali saranno ben liete di vedere quel con tanta bellezza. Tuttavia, potrebbe esserci che una piccolissima fetta del nostro audience potrebbe recriminare questa cosa, no? E addirittura l'hai tolto, sai, ha tolto il video, ha detto sai cosa, io Basta, sparisco dal suo computer, basta, ciao. non se ne parla più, ho Basta, detto. si è offeso, Si è offesso. come siamo messi come brani? Abbiamo ascoltato ben una canzone nei Sì, primi è già 34 tanto, minuti. eh. Esattamente, io quindi per aumentare appunto il livello culturale della puntata potremmo, anzi dobbiamo, mandare un Sì, altro brano. esattamente. Mandiamo il secondo brano, sempre dei Vittoria Café. È un brano che si intitola Il numero Poi 2, caro dici che Saius. sono io che vado con i numeri, eh.
Esatto, lo facciamo dire a Saiuz il titolo del brano, facciamo così i pezzenti, i soliti disgraziati che lo spostano. Sì, rendiamolo partecipe. Andiamo per te, esatto. Vai Saiuz! Boo! Ecco, per fortuna perfetto. Ecco va. E comunque ascoltiamo Rander, sempre... Randent in Orange Peel. No, Saiuz, il terzo brano di Vittoria Caffè, quello più giù. E quello non sa neanche leggere le righe. No, il numero due, Saiuz, Busy Days, scritto Busy Dice. No, sta leggendo l'etichetta dei pomodori, sì. Non so cosa sta leggendo, non so, la scatola dei sigari, no? Cosa stai leggendo, Saiuz? Ma non lo sa neanche lui. Naturalmente questo è il brano dei Vittoria Caffè che dà il titolo all'album. Album, appunto, Busy Days, giorni impegnati, esatto. Quali i nostri sono, che i nostri sono giorni incasinati, veramente. Lei anche, e non solo può. Giorni, anche teste incasinate, soprattutto, e cuori alterati. E vai col brano che è sempre lì, insieme a noi, con tutti noi, perché siamo noi. Non l'ho capito, non lo so dove. Che è tornato, era un clone della macchina. Il brano è partito, sapete? Grazie, su Saiuz Labrani. Hear the voice on the radio, check, soon I'll be gone. Sunrise, storm and a rainbow, soon we'll be home. Having a smoke on the ocean, right, just like I expected. Bodies in motion, fancy cars, color of passion. Slowly, with no lady with me, and they got too much to show. Wet ebon skin, love potion, and great expectations. Slow motion, action I just follow. Keep your camera on. Busy days and loneliness, capture all the picture. Slow motion, action I just follow. Keep your camera on. Watch a script every day. Keep your camera. Soon you'll be gone. Sunrise, storm and a rainbow, soon we'll be home. Having a smoke on Broadway, just like I expected. Shiny bright lights on screen, I'd say. What's the cost of living? Alibi guy telling me, yeah, we got so much to see. Well, I'll be back someday. No, I'm already heading for the next scene. Slow motion, action I just follow. Keep your camera on. Busy days and loneliness, capture all the picture. Slow motion, action I just follow. Keep your camera on. Clean the screen every day. Keep your
your camera on. Ciao a tutti cari amici, siete sempre qui con noi su Science Web Radio, all'ascolto del consueto appuntamento in diretta dei lunedì sera. Oddio, consueto, mica tanto, perché onestamente, caro Luca... Questo appuntamento bisettimanale. E anche trisettimanale in un'occasione, quasi. No, o mensile, insomma. O mensile, esatto. Perché ottava puntata dall'inizio dell'anno solare, mi pare che in effetti, facendo due conti, non mi pare che siamo all'ottava settimana. Siamo a maggio, sai caro Luca. Questo appuntamento, se volete venire ospiti, naturalmente spazio e posto ce n'è per tutti, potete farlo consultando il nostro sito, nel senso che prima lo consultate, poi se vi piacciamo venite, quindi in www.sciencewebnetwork.it, come dico sempre molto onestamente, vi dobbiamo piacere, perché voi dovete anche voi piacere a noi, giusto Luca? Nel senso che insomma, il piacere deve essere reciproco, esatto. Reciproca la cosa, esatto. E piacciamoci. Se vi piacciamo mettete mi piace sulla pagina di Science Web Network, che trovate come sempre in tutti i vari social network, perché siamo presenti anche noi, come ormai un po' tutti, come diceva appunto Luca, il selfie va di moda e anche noi cerchiamo di seguire le varie mode con testa, dove si può e dove si deve. E quindi ci trovate in Facebook, nella nostra pagina in Facebook, con il nome appunto di Science Web Network. Ci trovate lì e se vi piacciamo, come ci auguriamo, cliccate mi piace, che a noi fa piacere. Quindi e vi aspettiamo del piacere, sì, della parola. Anche in Twitter ci trovate lì, ed è da un gran pezzo che non lo ricordiamo, anche che siamo in tutti i social network, o quasi, almeno nei principali, e quindi con il nome chiocciola Science, quindi @science minuscolo, tutto attaccato, ci trovate anche lì. Quindi dicevo, se volete partecipare come ospiti e quindi avere la vostra fascia oraria di un'ora e mezza, la vostra trasmissione dedicata a voi come appunto ospite della puntata di Provvisoriamente Due Compari più Uno, fatelo contattando il mitico Luca, il nostro organizzatore, il nostro responsabile organizzativo in arte, irresponsabile disorganizzativo, presso la sua casella di posta elettronica, scrivendogli una mail a luca@science.com, oppure sempre al nostro grande capo a Science in info@science.com, dove naturalmente potrete avere tutte le varie informazioni riguardanti il nostro network. E caro Luca, cosa importante, aggiungiamolo già, che abbiamo un ventaglio di offerta ben ampia che sta riprendendo, diciamo così, preannunciamolo, che dovrà riprendere un po' il passo, visti un po' gli ultimi tempi di abbandono in sordina da parte nostra. Quindi le varie trasmissioni che noi abbiamo in diretta, non solo, anche registrate e quant'altro, dovrebbero riprendere nei prossimi mesi
a girare anche con delle novità. Quindi passo la parola a te, caro Luca, se vuoi anticipare qualcosa, se non ho sbagliato bruciando qualcosina. Intanto saluto Marco, che è già da un pezzo che volevo farlo e volevamo farlo, che è in chat come sempre. Ricordiamo la chat, la trovate all'interno del nostro sito www.sciencewebnetwork.it. A sinistra trovate questo, diciamo così, icona pulsante, bella grande, bella evidente, chat. Cliccateci dentro e appunto entrerete nella chat e potrete scrivere in diretta a noi. Sotto trovate il player solito, davvero eccezionale, bello, veloce e dinamico, che ha migliorato Science in questi anni, in cui potrete anche vederci, ma vedere solamente Science, o comunque noi in qualche modo. Ascoltateci pure in Science Web Radio, e naturalmente la puntata che va in onda il lunedì sera poi viene replicata, quindi in replica va il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30. Cari amici, vi aspettiamo qui nella chat insieme al nostro caro amico Marco, che ci segue, che appunto do un caro saluto di cuore, a cui faccio tanti auguri di compleanno un mese dopo, come ho fatto l'altro giorno che l'ho chiamato. E Luca, cosa possiamo anticipare ai nostri amici web radio ascoltatori, a coloro che ci seguono sempre, che ringraziamo di cuore, abbracciamo veramente calorosamente con una grande stima e di apprezzamento per essere sempre con noi dopo 3 anni, come ad esempio Marco? Cosa anticipiamo così? Allora, per quello che riguarda l'offerta di Science Network, esattamente, se il lunedì sera siete quasi disabituati alla nostra presenza, perché effettivamente impegni di varia natura ci hanno tenuti e ci tengo purtroppo, per fortuna, veramente fuori dal network anche per svariati giorni e settimane. E possiamo dire che intanto questo programma, salvo imprevisti, dovrebbe finalmente riprendere una normale programmazione. Quindi lunedì prossimo torneremo, ci sarete solo tu, Gian e Science, io mancherò, e la settimana dopo però ci sono anch'io, ci saranno anche degli ospiti, perché appunto già abbiamo preso accordi con diversi artisti. E qua ti interrompo, caro Luca, perché è notizia d'ultima ora mia personale, che forse lunedì prossimo ne approfitterei della tua mancanza per così andare avanti con i miei lavori teatrali di prove. Insomma, quindi, per mancare anche tu, quindi, come non detto, esatto. Non continuate a disabituarvi dalla vostra presenza. Manteniamo caro Luca l'appuntamento bisettimanale. Vabbè, adesso vedremo, comunque state collegati, esatto. State connessi con noi, con le varie pagine Facebook e quant'altro, perché vedremo appunto di tenervi aggiornati. E invece quello che ci dà sempre soddisfazione in questo periodo è questa collaborazione con Spazio Aperto, questa trasmissione condotta da Ugo Lombardi, Antonella Intranò, e che vede tra l'altro anche la partecipazione di Massimo Bonella di Veneta Oggi TV, che tutti i mercoledì appunto non mancano mai la puntata. E non mancano mai la puntata e ci danno veramente grandi... una grande mano, e vi danno anche una grande mano per quello che riguarda un aggiornamento di quanto viene, di quanto accade, sono approfondimenti in linea generale, il mercoledì alle ore 18:30, quindi, e con la replica appunto alle ore 18, il giovedì dopo, scusate. Quindi diciamo che è Spazio Aperto in questo periodo, caro Gianni, forse il programma no di punta rispetto a quello a cui eravamo abituati i nostri ascoltatori. Sempre. Massimo Bonella ci dà una grande mano anche per quello che riguarda un altro programma, che è Ecomundo 2000, e quindi anche da questo punto di vista cerchiamo di arricchire l'offerta. Se tutto va come deve andare, penso proprio di sì, forse la settimana prossima dovrebbe, o massimo tra una decina di giorni, dovrebbe partire di nuovo il programma Lingue e Orizzonti, che tanto ci aveva divertito, tanto ci aveva anche arricchito dal punto di vista culturale. Lingue e Orizzonti, appunto, un programma condotto da Luisa e Melissa, che era incentrato a ospitate di natura di scrittori e o poeti e quant'altro. Ricordiamo sempre che è stata presente in una di queste dirette anche la grandissima Licia Troisi, una scrittrice che ha venduto veramente milioni di copie a livello mondiale ed è stata nostra ospite. Noi, come sempre, non la annoveriamo come grande amica di Science, perché appunto ci ha dato la possibilità di intervistarla in diretta su Liberi Orizzonti. E dicevo, appunto, tra brevissimo partirà anche ritornerà la ribalta a questo programma, sempre per quello che riguarda il ventaglio di offerte di Science Web Network. Una cosa che volevo dire, che mi è passata di mente, è ovviamente
Gian, ci sei? Ti ho perso? Penso che tu ci sia. Sì, Ah, sono. perché sentivo un silenzio quasi surreale. Allora ho detto, Lo so, magari, non, visto che questa sera, approfittane, non ti visto che parlo vero. questa sera ci sono stati problemi di linea, ho detto che anche sto No, no, parlando da vabbè. mezz'ora e alla fine poi non mi sta No, considerando nessuno, no? nessuno, esatto, e quello è bello. No, era interessante ciò che dicevi, lo dicevi bene, e si ascoltava piacevolmente, come sempre. Bene, detto Sì. bene è un parolone, però diciamo No, che ma insomma, cercavo di dai, difendermi, con dai. stile, con tuo stile che Esattamente. si fa ascoltare piacevolmente, insomma, Che quindi. bello. Ecco, una cosa invece ci tenevo a dire per quello che riguarda appunto l'offerta, nulla di nuovo per quello che riguarda il format del programma e anche le puntate al momento, ma stiamo, e questa è una notizia ovviamente di pochissimi giorni fa, stiamo vedendo un pochino di esportare i nostri prodotti, diciamo così, dei nostri format, che tanto ci hanno dato soddisfazione qui da noi, uno di quelli appunto è Rock Band, The Rock Band History, che chi lo sa, forse potrete ascoltarlo nelle prossime settimane, visto quello che vi stanno dicendo, Chi te lo anche sta in dicendo? altri network, e questo, quindi se doveste imbattervi in qualche altro network, sempre a livello di web, chi lo sa Siamo che noi. forse non potrete sentire anche un programma che da noi, comunque avete tanto creato, condotto e ideato da te, caro Gian. Quindi chi lo sa che non avrete anche la possibilità di ascoltare The Rock Band History anche presso altri emittenti, sempre qui sul web. Vedremo un pochino queste collaborazioni come chi piega prenderanno. Quindi, Certamente. come diciamo sempre, sarebbe piacevole comunque sapere che o qualcuno ci scopiazza, tra virgolette, cosa che è già capitata, oppure che comunque utilizzano del nostro materiale, diciamo così, per arricchire i loro spazi. Vuol dire che tutto sommato non facciamo un brutto lavoro. E soprattutto a nostra insaputa, quindi senza che noi. È sempre così. Tutto qua sul web è tutto a insaputa A di. sapute, che poi lo veniamo casualmente a scoprire, non perché noi di certo andiamo a mettere becco e naso sulle cose altrui, anche se ce le copiano o scopiazzano, però insomma poi si vengono sempre a sapere le cose. E per cui diciamo così, ma se lo fate, ditecelo, a noi non ce la prendiamo, anzi ci fa piacere, però è sempre più bello sentirselo dire, vero caro Luca? Ah, questo cioè, esattamente. che dopo venirlo a vedere, che magari può essere anche una coincidenza, però fatalità, Fatti trasmissioni riferimento a simili. cose e persone No, puramente casuali. No, sì, scherzo. trasmissioni simili, dai titoli simili o col format simile, poi alla fine dici, ma come? Va bene, quindi caro Luca, grazie per queste informazioni. Dovevi dire altro, tra l'altro, in No, merito, ma non aggiungere altro, anche perché guarda, non a c'è non altro dire da nulla. aggiungere. A non dire nulla sono passati più di 50 minuti, quindi Ed è ora di incredibile. chiudere, perché noi siamo Ora stanchi. esatta. Ora esatta, Ora esatta, 22:52. 22:52. Sì? Quindi, beh, insomma, devo dire che, guarda, cosa abbiamo detto? Facciamo un piccolo Niente, refresh. Abbiamo niente, detto, proprio. aspetta, Napoleone Bonaparte. Ecco, forse Esatto. abbiamo detto questo, tutta Siccome questa. immobile, e fu siccome immobile, scese dall'altra parte Napoleone Bonaparte. Ecco, l'ho ripetuta, secondo E già la prima me. volta non era chiaro, quindi. No, perché era, e fu siccome immobile, salì sull'automobile, scese dall'altra parte Napoleone Bonaparte. Ecco, era così, diciamo. Guarda, E che ti volevo dire? ringrazio che ogni tanto mi fa venire voglia di bere. Esatto, ma non acqua, ovviamente. E andiamo ad ascoltare allora, caro Luca, se non ti viene in mente altro da dire, giusto per un ultimo brano e poi chiudiamo, perché vista l'ora, direi che si è Esatto. fatto tardi. Caro Saiuz, sei pronto a dare il meglio di te alla regia come solo tu sai fare, my Ce lo friend? sentiremo russare anche. Esatto, oppure esatto. Scrofolare il termine E tecnico. questo è Saiuz. Allora, Quale? caro Saiuzzolo, io direi di mandare ai nostri cari amici la canzone numero 4, che è la penultima, perché poi la quinta la mandiamo quando chiudiamo dopo le 11, dei Victoria Café, che è Sunday Walk. E con questa poi ci congediamo dando la buonanotte. E ricordando che vi aspettiamo poi tra 2 lunedì, quindi non il prossimo lunedì 12, bensì lunedì 19. Potrebbe essere anche, caro Luca, che faremo anche un'incursione lunedì 12, non si sa mai, ma ce lo teniamo buono.
E quindi se qualcuno di voi vuole venire, intervenire e comunque venire ospite in diretta della nostra trasmissione dei due compari, lo faccia pure, non per lunedì 12, ma per gli altri lunedì, con il mitico Luca, la sua casella di posta elettronica, luca@saiuz.com. Ma affrettatevi, perché ben presto anche i prossimi lunedì di maggio e giugno verranno impegnati. Giusto, caro Luca? Esattamente. Io ho bleffato grandiosamente, no, anche perché per annuncio già che un paio di lunedì di maggio, giugno mancherò per motivi. Ma guarda, per prima dire le volte che vieni e che facciamo prima. E quindi tutto ciò è stato un bluff che ci è riuscito bene. Allora, caro Saius, pronto lì alla regia, andiamo ad ascoltarci questo gruppo di cui stiamo facendo ascoltare questi brani a loro insaputa, ma soprattutto a loro vantaggio, perché non ce l'hanno chiesto, ma noi li abbiamo messi, li trovate su jamendo.com. sono i Victoria Caffè, e stiamo ascoltando il quarto brano della loro, appunto, di questo loro album, che è composto di 5 brani, che si intitola Sunday Work. E vai, andiamo con questo brano, sempre più con noi. E siete all'ascolto di Provvisoriamente, due compari più uno, 3 su www.science.com. Shake for months and no morning. Who's one? She's on the phone. She said, no one is at home again, born in here. Trinity get who's calling? A brand new miracle. Swimming says yes anyway. She says, good sense of humor. I'll meet you in 1 hour, but don't be late, don't be late. Tell me, will I just sleep again tonight? I need to face the sunlight. Skin is turning white, let's have a walk. Sometimes I miss my dear, my only reason for not being sad, reason for not being mad around that cafe. Tell me, when I just leave again tonight, I need to face alone. Let's find out what is right. Let's have a
E ritorniamo finalmente in onda dopo questo bel brano di cui tra l'altro non abbiamo proprio parlato, ora che ci penso. Questa band ha veramente offerto degli ottimi spunti artistici, musicali, ma noi ovviamente abbiamo parlato di tutt'altro. È bella questa cosa. Parliamo di musica questa sera, ma no, abbiamo parlato veramente di musica da ora. E questa oretta, scherzi a parte, trascorsa e passata in maniera molto ironica, goliardica, come ormai vi abbiamo abituati a fare da qualche annetto a questa parte, un'oretta appunto che sancisce per appunto la fine della trasmissione per quello che riguarda questa serata. Quando ci rivedremo, beh, forse o la settimana prossima o quella dopo ancora, dipende ovviamente dai nostri degli impegni del network, e quindi comunque vi terremo aggiornati mediante i consueti canali Facebook, Twitter e quant'altro. E quello che faccio adesso, caro Gian, caro Cyrus, è augurarvi, ringraziare innanzitutto tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato questa sera. Un grazie particolare a Marco, che appunto ci ha accompagnato in chat e non solo, e ovviamente ci aggiorniamo alle prossime settimane, quando non solo la squadra tornerà come è stata stasera al completo, ma avremo anche appunto delle ospitate, di ospiti, di artisti e non solo, che ci racconteranno un po' la loro storia, la loro vita e non solo. Dipende ovviamente da chi avremo e chi ci accompagnerà nelle prossime settimane e o mesi. Detto questo, caro Gian, io ti passo la parola. Che sicuramente vorrei anche tu, penso, mi auguro. No. Io riattacco qua. Buonanotte a tutti. No, come devi l'ora? Ti passo la parola, che ovviamente potrai anche tu dare il tuo contributo, il tuo saluto ai nostri ascoltatori. E allora, io sempre, perché poi è un pericolo passare la parola a me, caro Luca, perché dalle 23 un minuto prima, ore italiane, CET, Central European Time, potremmo andare a finire alle 23.45, no? Perché se mi dilungo. Allora, niente, brevemente un carissimo saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, un ringraziamento davvero di cuore a tutti coloro invece che ci seguono e supportano, oltre che sopportano ormai da tempo, li ringraziamo. Un particolare ringraziamento va a Marco, questo appunto carissimo amico, che ringrazio doppiamente per la sua presenza e per essere stato con noi anche stasera, in cui non avevamo nulla da dire, ma ci siamo riusciti bene e siamo andati in onda, anche perché, caro Luca, come ricordiamo sempre, d'altronde noi cosa siamo? Una goccia nell'oceano, un granello di sabbia di un network che ovvio che non ha quelle folle oceaniche che può avere un qualsiasi network commerciale, no? E quindi con tutti i riscontri e i risvolti positivi di quello che ha anche un network di tale tipo. Però non ci possiamo lamentare, e ci fa piacere che abbiamo questa fetta di pubblico che ci segue, perché dicevamo sempre, come dicevamo con Luca ultimamente, di certo non è facile a tornare a casa, specie lunedì sera, o essere a casa e accendere il computer ed ascoltarci, nel senso che non viene spontaneo a masse di milioni di TV spettatori o radio ascoltatori. E quindi apprezziamo molto coloro che ci seguono e ci ascoltano. Un particolare saluto a coloro che invece ci ascoltano dall'estero, quindi da fuori confine italiano, per i nostri connazionali a cui va il nostro solito saluto di cuore. Tenete alta la nostra bandiera, soprattutto in questo periodo in cui noi spesso ci dimentichiamo da quale splendido paese proveniamo e di quale splendida cultura facciamo parte, e che spesso appunto, diciamo così, infanghiamo, Luca, oppure disonoriamo, oppure di cui non... Diciamo che a volte quasi disprezziamo, in disprezziamo, realtà esatto. Abbiamo una grande storia, una grande cultura... Sì. E non sono, potremmo anche dire una grande cucina, una grande sì, abbiamo veramente tutto, quindi quello che manca forse è un senso un po' più di appartenenza, oltre che di civiltà in certi, esatto, in certi ma casi. Di appartenenza e... sano, senso di appartenenza sano, non... sano ovvio, sì, nel senso, e quindi... di dire... che cavolo. Cerchiamo quindi noi nel nostro piccolo, no? Tu parlavi prima di goccia in mare o granello di sabbia nel deserto, ma nel nostro piccolo cerchiamo anche, forse in maniera molto ironica, goliardica, come volete voi, ma cerchiamo anche di trasmettere, leggero ovviamente, trasmettere un po' più un senso di appartenenza a questo bellissimo paese chiamato Italia.
Esatto, senza presunzione, soprattutto come diceva il grande e mitico Totò, che ovviamente di cui io sono fan, e senza nulla pretendere, quindi, ma quella era in altre circostanze. E no, a prescindere dico, anche. E a prescindere, esatto, vedi anche quella, che è più famosa questa, in data odierna pure, aggiungerei, sempre alla Totò, che è un'altra piccolezza delle prerogative delle classiche battute di Totò che mi facevano impazzire. E naturalmente questo lo dico, ovvio, essendo uno che gira parecchio, specie all'estero, qui in Europa, e ogni volta, caro Luca, che esco, e anche ultimamente sono stato dove sono andato, non mi ricordo più dove, un mese fa, e devo dire che ritornando l'apprezzamento per questo paese è sempre massimo, nonostante non ci sia nulla che stia andando bene e che siamo veramente vergognosi in tante cose. Per cui, cari amici, non faccio politica, non faccio propaganda politica o altro, anche siamo in campagna elettorale, dobbiamo stare attenti, penso Luca, però veramente pensateci bene se e quando andrete a votare, cosa votare, se andrete a votare. Perché è ovvio che non entro in argomento. Vota Antonio. Perché è pur vero, caro Luca, che tanto sono tutti uguali, perché ognuno farà i propri porci comodi, perché fa parte della natura umana dell'uomo che pensa solo al proprio orticello, ma poi alla fin fine non è sempre così, che sono veramente tutti uguali, perché sennò offenderemmo tutte le categorie di qualsiasi tipo di persona e di lavoratore, vero caro Luca? Esattamente, io dico sempre esattamente, quando in realtà così. Mi piace buttare questa perdi a caso. Esatto. E quindi, cari amici, vi salutiamo, vi ringraziamo, un saluto veramente di cuore, vi ricordiamo sempre www.sciutubenetwork.it se volete venire ospiti, o se volete anche che il sottoscritto parli della vostra rock band o band di cui voi fate parte o che conoscete, contattatemi pure a gianluca@sciutubenetwork.com, quindi via Casale di Posta Elettronica. Luca@sciutubenetwork.com, il nostro responsabile organizzativo e del palinsesto, se volete venire ospiti in diretta per il lunedì sera e non solo, anche se avete delle idee, se siete un'attività commerciale, un bar, un circolo ricreativo, un'associazione culturale, una libreria, biblioteca, e volete mandare in onda quello che va su Sciutz Web Network, fatelo pure contattandoci, scriveteci anche a info@sciutz.com, e naturalmente quello che potrete fare è quello di mandare, come piace dire a me, in una maniera un po' ormai arcaica, in filo di fusione, il nostro network, cioè Science Web Radio, nelle vostre cavità orali, no scusate, nelle vostre, scherzo, nelle vostre praticamente stanze, o comunque nei vostri locali dove avete le vostre attività culturali, perché c'è anche Science, ricordiamolo, Classic, un canale di Science Web Radio, in cui si ascolta non solo musica classica, nel senso di classica, di lirica e classica nel vero senso della parola, ma classic inteso anche come musica soft, musica naturalmente ambient, e dimmi Luca, la classica musica da ambiente. Mi ricordo che la battuta di Checco Zalone, questa è una classica chitarra classica, cioè, non so se ti ricordi, gran film tra l'altro. Sì. Io saluto pure Clara, una carissima amica che ci sta ascoltando e che mi ha scritto, che naturalmente suggerisce che il giorno, cioè che ci si deve anche ascoltare anche per divertirsi, e perché no, come mi suggerisce lei, come alternativa alla depressione. Grande Clara, grazie per questo inconsueto e indiretto complimento di cui ci fa molto piacere. Quindi, caro praticamente Luca, sta dicendo che noi siamo una sorta di antidepressivo. Se sì, anche per noi è una sorta di antidepressivo tutto ciò, sebbene comporti uno sforzo depressivo al massimo. Gianluca, pensaci tu! Il mitichino Gianluchino, come direbbe Sayus, specie in questo momento. È molto un femminismo, un eufemismo, vabbè. E dicevo, naturalmente mandateci i vostri feedback, perché per noi sono molto importanti, e non essendo noi ancora commerciale come network, viviamo anche del vostro diciamo nutrimento, quindi feedback, nel sapere se vi piaciamo, se ecco, no, scrivete. Sì. Gianluca, voglio dire, bisogna specificare, feedback non è mandateci soldi, insomma, ma scriveteci.
Sì, 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 chiaro. Beh, oddio, se volete mandarci dei soldi, io vi do il mio IBAN, poi fate quel che volete, non mi interessa, anche se sono superiori ai 5.000 euro e tracciabilità, non vi preoccupate, la giustificazione la troveremo voi. Giusto, Luca? Guarda, troviamo qualsiasi modo. No? Sì, con 5.000 euro fatto di peggio, anche non pagato, figurati. Le peggio figure, no. Le peggio figure. Detto fatto. Questo, 23.10, 23.09, giù di lì. Sì. Esatto. Carissimi, come abbiamo messo la metà della trasmissione a fare i saluti conclusivi in mano a questa cosa, come non dire nulla, è eccezionale. Dovremmo scrivere un libro, come non dire nulla in un'ora e mezza di trasmissione. Esatto. No? A scuola di Gianluca Mancuso, quindi vai. Esattamente. Quindi signori, vi do la buonanotte a Gian, grazie, buonanotte signor. A Saius, che grazie, ha reso signore. Possibile tutto questo, ma ovviamente un carissimo saluto agli ascoltatori che questa sera ci hanno sopportato. Esatto. Carissimo signore, la ringrazio. Sì. Lo segui a Borrelli. Sono aperte le iscrizioni per la scuola di Gianne. Esattamente. Quindi chi volesse, non di teatro, ma chi vuole imparare, non dire nulla, insomma, Gianluca, insomma, è un ottimo maestro. Esatto. In trasmissione, ovvio, poi nella vita è anche peggio, insomma, però. Anche peggio. Va bene, allora Luca, noi ci vediamo tra due settimane e dopodiché quello che sarà. E allora, cari amici, io lascerei la parola invece al mitico e grande Saius con i suoi saluti finali. Bene, cari amici, allora vi saluto, vi ringrazio per essere stati all'ascolto di questa trasmissione. Avete imparato, come ha detto il mitichino Gianluchino, come non dire nulla in un'ora e mezza di trasmissione, quindi potete mettere. Ma tanto, Gianluca, insomma, questo è per te. Non ti preoccupare, perché al massimo puoi fare concorrenza ai politici, insomma. Che anche loro quando li senti parlare anche sotto campagna elettorale. Sì, esatto, continuiamo. Anche tra l'altro, caro Saius, adesso non voglio fare polemica, altro, ma loro non dicono nulla, non in un'ora, da anni, anche 20 anni. È per questo dico, quindi. Però cioè, non vorrei che questi politici fossero stati tutti. No. Fossero andati tutti a scuola di Gianluca, insomma, esatto, ancora prima che nascessi. No, sì. Guardate, la cosa veramente, poi fate quello che volete, andate a votare, non ci andate, io sapete che la penso come la penso, però è veramente assurdo, come noi abbiamo memoria veramente minima, perché ho visto giorni fa un servizio, caro Saius, devi sapere, caro Luca, e questo annoverando le mie solite idee, teorie e tesi, è degli anni 70, in cui praticamente la persona che veniva intervistata parlava del tessuto sociale di quegli anni, nel Piemonte, nel Torino, che aveva questa evoluzione, diciamo così, storico-sociale di questa immigrazione dovuta alla Fiat. Adesso ho fatto un esempio. Beh, devo dire che questa persona dava un'analisi e con un linguaggio che era attualissimo, che non è cambiato in 40 anni praticamente di storia, un'analisi così perfetta e futuristica, cioè passando dal passato che è stato, quindi questo spostamento di questo paese che da 6.000 si è ritrovato ad avere 40.000 abitanti per appunto questa immigrazione di massa, che era un esodo praticamente, e quindi alla mancanza culturale di radici solide, perché trovandosi di colpo solo per un motivo lavorativo economico, così pieno di gente, ma senza aver costruito un centro culturale all'interno del paese, si è trovato quindi spiazzato, quindi con delinquenza all'epoca, parliamo di tutta questa massa che arrivava, e trattando di temi che veramente dici, ma noi in questi ultimi 40 anni non siamo andati avanti di niente, perché quello che faceva questa analisi è anche un politico, parlava bene, era il sindaco di questo comune, ma veramente io sentivo le cose che si ripetono adesso, ancora oggi, e quindi mi viene tristezza nel dire veramente, o erano avanti loro 40, 50, 60 anni fa, o veramente noi non siamo andati avanti di nulla. Ed è grave, perché ne va del nostro futuro, cioè veramente del nostro futuro e del nostro vivere bene. Ecco perché poi quando vado in certi paesi del centro nord Europa e vedo che secondo me o secondo noi sono avanti di 30 anni, poi dico, beh, non è che sono loro avanti di 30 anni, siamo noi che siamo indietro di 50. E con questo chiudo il mio comizio politico. Dovevi dire sempre alla Totò, ho detto tutto.
che poi non è che lo diceva lui, ma lo diceva Peppina in Teatro Peppina alla mala femmina. Lo diceva quando scrissero ma che ho detto tutto che non hai detto niente. Esattamente. Bene, no, cari amici, terminiamo. Esatto, se poi ci arriva la denuncia, mi raccomando, chiama un buon avvocato per quello che ho appena detto, che non vorrei mai. Non hai detto niente, quindi che denuncia vuoi prendere? Esatto, esattamente. Va bene, cari amici, una buona notte, ci vediamo alle prossime puntate. E il titolo del brano è? E il titolo del brano, l'ultimo appunto di questo album che abbiamo ascoltato, dei Victoria Caffè, non ci hanno chiesto niente, ma rimandiamo in onda, ben volentieri. Sunday is over, quindi domenica è finita. E vai. Buonanotte, ciao. Vai col brano, siamo tutti noi sempre qui per voi. Un altro, Gisa però non è tornata. Partita. Grazie a tutti per l'ascolto. Avete ascoltato l'ottava puntata di Provvisoriamente i due compari più uno, tre, in diretta lunedì 5 maggio 2014 dalle ore 22 alle 23:15 su Science Web Network in www.sciencewebnetwork.it. Vi aspettiamo per la prossima puntata. Grazie a tutti e ciao!